anche se mi ricopro di nero, io la base la devo fare bene. Quindi correttore e fondotinta e ovviamente la cipria per fissare la base. Come sempre nei miei tutorial per Halloween ho usato i kit di carnevale, quelli con all'interno le creme colorate, perché sono proprio perfetti, costano poco. E ho applicato la crema nera sulle sopracciglia e adesso sto usando la stessa crema nera per iniziare a tracciare le linee. Ho usato una palette di quelle super economiche, credo che sia Coastal Sands, non so se c'è ancora Coastal Sands, comunque ho usato l'ombretto blu, l'eyeliner per tracciare la mia linea e poi sono passata con lo stesso eyeliner sulle linee, ho tracciato le linee anche per dare maggiore definizione. Il mio consiglio è di usare un eyeliner non nuovissimo, magari uno che avete usato già da un po', quindi non scrive benissimo, perché alla fine io preferisco appunto che non sia particolarmente denso, perché mi permette di, se dovessi fare degli errori, ripulire meglio. Con un pennellino da sfumatura ho applicato un po' di ombretto nero e seguito dallo stesso ombretto blu che ho steso sulla palpebra mobile. Cajal nero, nerissimo sulla rima interna. Come fard ho usato un ombretto fucsia. Anche sul naso ho usato le creme colorate. Sulle labbra ho applicato la crema bianca e con un cajal morbido ho iniziato a tracciare la bocca, a ingrandirla. Ovviamente facendo tutto a mano libera, come è giusto che sia, e non avendo provato e riprovato, è normale che insomma ci siano degli errori. Comunque è facile ripulire con un cotoncino, e anche per questo le creme, queste di carnevale, sono perfette, perché comunque non sono molto resistenti al contatto, quindi decisamente non toccatevi il viso se con un trucco del genere. Per tracciare i denti ho usato un eyeliner nero in crema.
per lentiggini, ho usato un pennarello di Debbie proprio per disegnare le lentiggini. Come al solito, spero che vi sia piaciuto e Happy Halloween!